ha aiutato Matteo Salvini con una felpa verde. È una scritta Romagna. Salvini sei il cazzista! È razzista! Ravenna ti ripudia, vai via! Essere un'alternativa vera, l'unica alternativa vera a Renzi e la sinistra, per me è assolutamente motivo d'orgoglio. Prima di Romagnoli, quindi un governatore dell'Emilia Romagna, della Lega Nord, significa che per tutto quello che riguarda i contributi per i Rom, per gli immigrati, negli ostelli, negli alberghi, mette zero, zero euro. Sono tutti soldi che vanno ai cittadini romagnoli e agli italiani. Io sono di sinistra, dico la verità, sono renziano doc, però non ci siamo. La Romagna non è l'Unione Sovietica e domenica ne darà una bellissima dimostrazione. Grazie a tutti. Signor Renzi, che si capi tra le... Buona fortuna domenica. Grazie, grazie mille. Ho votato Lega varie volte, ho votato PDL, ho votato anche per altri partiti, però l'idea in questo momento chiara di Salvini secondo me è la migliore. Possono impiccarsi a un albero. Noi siamo stranieri in patria, adesso gli extracomunitari hanno molto più vantaggi di noi. Io vorrei che Salvini, dal mio punto di vista, diventasse premier, sarebbe molto più concreto di Renzi, che ha parlato solo e non ha fatto nulla. Io sono un po' rosso, però gli piace Salvini? Però mi piace Salvini, immigrati proprio, guarda. Io faccio volontariato a una messa, dobbiamo mangiare a tutti. Però lui si è rotto i coglioni veramente, perché? Giuro. Perché devi dare da mangiare a tutti da 5-6 anni, la stessa gente. Sempre. E basta. Bello. Possono dire quello che vogliono fuori da qui. Possono tirarci le uova, faremo le crepe. Possono tirarci i lacrimogeni, li considereremo delle lampade. Noi non ci fermiamo, perché in questo momento non è in gioco il destino di uno, è in gioco il destino di un paese, non soltanto di una regione. Per Mare Nostrum 1 miliardo di euro, per i nostri disoccupati niente, Lega Nord. Arrivano dei profughi. E quindi alla fine ci saranno più profughi che abitanti in questa frazione. Da lì, finito quella rete qui, sì. Hanno detto che arrivano in 35. Non sono mica migranti quelli lì, sono delinquenti. Non li vogliamo. Noi chi siamo? Siamo sempre dopo, veniamo sempre dopo? A me non mi ha aiutato mai nessuno. Adesso io devo aiutare gli altri, però. Dov'è che dovrebbero essere? Da là dove c'è il 14. Vanno dalla mattina alla sera? Dove vanno? A rubare? Ciao, bocca al lupo. Ragazzi, devo mantenere la tabella di marcia, se no non c'è niente. Ci passi davanti. Allora, prendiamo un po' di volantini. Uno, due. Buongiorno signora. Opa, buongiorno, posso? Loro sono di Rakhine, lavorano all'Eni, mi hanno raccontato. Eccoci, buongiorno Matteo, vieni. Fame. I Matteo, tutti bravi, parte uno. Prima gli emiliani. 70 anni di predominio rosso stanno massacrando l'economia e il ben vivere in Emilia. Buon lavoro, grazie ragazzi, in bocca al lupo. Non l'ha sentito? No. Questa mattina in televisione. Cosa hanno detto? Che danno 40 euro agli extracomunitari. Ma lei è d'accordo o no? No, assolutamente. No? No, non glieli devono dare. Devono mandarli via. Chi votava prima? Il mio Berlusca. Però mi piace anche Salvini, che è più giovane. Salvini, ah, perché è più giovane? Si assomiglia un po' con le idee di Berlusconi, Hai capito? Cioè, perché tutti e due vogliono il bene degli italiani, capito? La sinistra? La sinistra è la rovina dell'Italia. Dovrebbero morire tutti quelli che sono cattivi. Questo è un altro degli appuntamenti della campagna elettorale, del tour elettorale, un aperitivo al bar.
troppo pesante questa campagna elettorale, cioè di questo momento di relax. Intervallo. Esatto, intervallo buono mi sembra. Io ieri mi è arrivato un messaggio uno: Stefano, abbiamo Salvini a Ravenna, ti sei convertito, quasi quasi dice cose sagge. Sempre votato PD, questo suo amico. Certo. Ci siamo trovati di fronte alla campagna elettorale del 2014, del 25 maggio, di cui sento riecheggiare qualche tono. La settimana precedente era il Festival dei Gufi. Poi sono arrivati i risultati e improvvisamente i Gufi sono andati in letargo per qualche settimana, ma risputano subito. Perché? Perché adesso siamo in fase di campagna elettorale, ci vanno adesso, vediamo, in Emilia Romagna ve la giocate alla pari. Poi quando pensano che forse vinciamo noi, però andranno a votare in pochi. Ragazzi, sono le ultime, la borsina della spesa da dare alla vicina di casa di sinistra, dai, forza. Io le ho provate tutte, stavolta voto Lega Nord. E ci vorrebbe la marcia su Roma. Sta nominando il Turone con sta roba che siamo razzisti. A Cattolica, da mesi, ci sono 66 immigrati, ospiti dell'Hotel Royal, 3 stelle, con piscina, fronte mare, a cui noi paghiamo colazione, pranzo e cena. Quindi i veri razzisti in Italia sono quelli della sinistra, che danno tutto agli altri e poco ai nostri. Grazie, in bocca al lupo e buon voto domenica. Posso fare una battuta? Brutta, lavoro all'anagrafe Corpus Secco, dammi una ricetta per mandare via tutti gli esteri. Ciao, grazie. Si cerca di fare di questa campagna elettorale il luogo nel quale si prova a confrontare la rabbia contro la speranza. Ah, ma ci sono un sacco di cose che non vanno. Certo che ci sono un sacco di cose che non vanno. Ma chi fa strumentalizzazioni? Chi fa provocazione? Chi cerca lo scontro, talvolta anche fisico, quelle cose le esaspera. Chi fa politica quelle cose le cambia e rimette in moto il diritto e la dignità di una regione ad essere considerata non il luogo dello scontro, ma il luogo del futuro. Questo è quello che sta accadendo in questa campagna elettorale. Proponiamo un'Emilia diversa, un'Emilia completamente diversa che torna a lavorare. E quindi i sondaggi dicono che la gente ci sta seguendo. E da lunedì comincia un'altra storia. Tocca a noi rimettere in moto questa benedetta speranza. E lo possiamo fare la mattina svegliandosi e andando a lavorare. Grazie. Il nemico di Renzi è Renzi. Si spegnerà da solo perché è talmente esaltato che sta promettendo tutti a tutti e poi gli tornano i saccoccioni. E infatti non fa la campagna elettorale in piazza come abbiamo fatto noi. Il futuro è davvero un posto bellissimo. Ci andremo insieme a testa alta nella consapevolezza che o il paese lo salva il PD o non lo salva nessuno. E noi questo paese a testa alta lo salveremo. In Emilia Romagna noi stiamo con quelli che faticano, che hanno i calli sulle mani e si sporcano le mani perché lavorano dalla mattina alla sera.